L'ansia, la parola ansia, deriva dal verbo angere, che vuol dire stringere, da cui soffocare, e può arrivare anche al panico. Panico invece deriva dal dio Pan, che non è una bestemmia in Veneto. Dio Pan. No, deriva dal dio Pan, che era una creatura mitologica, metà uomo e metà caprone, che girava per i boschi con uno zufolo, con un flauto. Il flauto di Pan lo suonava per cercare delle donne con cui accoppiarsi. Ma ogni tanto il dio Pan lanciava dagli urli delle urla così grandi che si spaventavano tutti quelli nel bosco, e si spaventava anche lui e scappava anche lui. Quindi magari era lì con una ragazza e diceva: voglio dimonare con te, perché dio Pan parlava così, e mentre e andava via lui. L'ansia però è una cosa che stiamo vivendo tutti noi in questo periodo, anche per il virus, soprattutto per il virus. Però quando il virus era in Cina non ci faceva paura, perché sembrava troppo lontano per poter arrivare fin qui da noi. Ma anche quando è arrivato a Codogno, la prima domanda che tutti ci siamo fatti non è stato quanto è pericoloso il virus, ma dov'è Codogno? C'erano anche alcuni che confondevano, dice: Codogno Monzese, dove c'è la televisione? E poi abbiamo capito, grazie a una persona, che il virus poteva essere pericoloso. Questa persona non è un virologo, ma Barbara D'Urso. Perché quando Barbara D'Urso per un po' ha smesso di parlare di gossip e ha iniziato a insegnare a lavarci le mani, mi ha detto: qui la situazione è grave. E quando c'era il primo, vi ringrazio. Che durante il primo lockdown si potevano fare solo due cose: si poteva uscire per andare a fare la spesa al supermercato, oppure si poteva portare il cane a fare i bisogni. Infatti in quel periodo io al mio cane non davo più le crocchette, lo riempivo di prugne, e poi quando il cane tornava a casa andava in giro nei cassetti a cercare l'imodium. È anche vero che l'ansia ce l'hanno fatta crescere i giornalisti, quando si metteva, io ne ho visto uno, tanti ce ne sono in realtà, che si mettono fuori dagli ospedali: attenzione, in ospedale sta arrivando un'ambulanza. Di solito è difficile che in ospedale arrivino dei canotti, per dire. Però è anche vero che l'ansia può essere ereditaria. Per esempio, se hai una madre e un padre molto ansiosi, anche tu puoi diventare ansioso. Mia madre era molto ansiosa. Era ansiosa per tutto, per quanto mi riguardava. Per esempio, se andavo a giocare a pallone, mi diceva: rinuncia, che ti arriva una pallonata nell'occhio e diventi cieco. Se andavo a fare il bagno mi diceva: rinuncia, che c'è l'acqua fredda, ti viene una congestione. Se d'inverno andavo a pattinare sul ghiaccio mi diceva: rinuncia, che cadi, metti le mani sul ghiaccio, passa un altro coi pattini e ti trancia le dita. Per mia madre ogni caso è sempre il peggiore dei casi. Per mia madre il motto era: rinuncia a vivere, che se vivi poi muori. Perciò anch'io sono diventato ansioso, e la mia paura principale è quella di viaggiare in aereo, perché temo le turbolenze, ma non le turbolenze forti, perché se la turbolenza è forte so già che morirò. Temo le turbolenze leggere, ma ho saputo che se sono previste turbolenze, le ossa sono dan bevande calde per non scottare il passeggero se cade la bevanda. Perciò appena salgo in aereo cado subito, chiedo subito se c'è il caffè. Se non c'è mi agito, perché presumo la turbolenza. Se c'è bevo il caffè e mi agito ancora di più. Poi magari vedo la hostess che mi piace, me la vorrei fare, ma poi mi viene l'ansia da prestazione. Perciò appena salgo in aereo vado subito dalla hostess e le dico: non me la dare, che mi viene l'ansia. Non sembra, ma per noi maschi poi l'ansia da prestazione è una cosa importante. Soprattutto io parlo per me, per esempio, quando da ragazzino mi masturbavo come tutti i ragazzini, pensavo, che ne so, a quelle che andavano di moda ai miei tempi: Simona Tagli, Edvige Fenech, Isabella Ferrari, e pensavo a loro. Invece la prima volta che fai l'amore con una donna vera che è lì con te in carne ed ossa, in realtà tu uomo non stai pensando a lei, stai pensando a te stesso e pensi: ce la farò? Sarò all'altezza? Sarà delle dimensioni giuste? E anche la donna che con te pensa, e pensa: ce la farà? Sarà all'altezza? In più, se a lei piace, lei magari ti dice ancora di più, tu dici di più, e questo è. Quindi do anche un consiglio alle donne: se volete che i vostri uomini rendano bene, non dovete creare ansia, dovete dire: guarda, io non mi aspetto niente. Anzi, proprio duro duro non mi piace.
E vedrete che noi poveri uomini renderemo meglio. Ma l'ansia è inevitabile, c'è sempre e comunque. Ho letto un sondaggio di una rivista scientifica online che si chiama psiche.org, che dice che per noi italiani le cause principali di ansia sono due. Al secondo posto la solitudine e al primo posto stare con gli altri. Quindi non si può scappare, stare con gli altri perché? Perché viviamo in una società dove bisogna sempre essere allegri, sorridenti, positivi, performanti. Tu li vedi in giro quelli che sono allegri, positivi, sorridenti, performanti, poi chiedi come stai, dicono sto bene! Non sono allegri, positivi, sono drogati.